Ostia scende in campo per i mondiali di beach soccer. I lidensi rappresenteranno la regione Lazio al torneo internazionale CSIT in programma a Cervia fino al 12 giugno. A contendersi il titolo anche due formazioni messicane, una tunisina, una iraniana, mentre l'altra italiana arriva da San Benedetto del Tronto. Il torneo è organizzato da ECS Sporting Tour. Alla vigilia della partenza, la squadra di Ostia si è data appuntamento nella suggestiva cornice del Mami Roof. Questa è una bella esperienza che vogliamo fare e l'abbiamo voluta fortemente. Abbiamo creato una squadra di ragazzi, tutti lidensi, e ci andremo a giocare in questo torneo internazionale con squadre che vengono anche da altri paesi. Personalmente è la prima volta che andrò a affrontare squadre di beach soccer di altre nazioni, addirittura continenti, quindi veramente una sfida entusiasmante e non vedo l'ora di affrontarla. Io penso che una realtà come Ostia, una realtà balneare, appunto con il mare che insomma ci siamo nati con i piedi sulla sabbia, è giusto che andiamo a affrontare questa sfida e che andiamo anche a dire la nostra. Com'è stata scelta la squadra? Abbiamo fatto una scelta anche perché noi viviamo sul territorio da tantissimi anni, tutta gente diciamo che ha fatto anche il bisocchio a livello di Serie B, Serie A col Mare di Roma, sono tutti giocatori pronti per affrontare la sabbia. Diciamo che è una cosa molto bella perché appunto noi rappresentiamo insomma il decimo municipio. In particolare siamo tutti ragazzi di zona di Ostia e ci conosciamo, che magari durante l'anno ecco, giochiamo come hai detto tu tutti contro e quindi questa è un'occasione per stare insieme, per insomma, fare anche un'esperienza carina, diversa perché andiamo insomma, a Cervia, stare tutti insieme e rappresentare al meglio appunto il territorio. Da giocatore a presidente di una squadra di beach soccer, come ci si sente a stare dall'altra parte? L'obiettivo non è solamente partecipare, è divertirsi e speriamo di arrivare fino in fondo. Rappresentiamo tutto il Lazio, quindi per noi è un onore ed è un piacere.